Com'è che un docente di economia si occupa di digestato? Qual è stata la molla che ti ha spinto a scrivere questo libro sul digestato? Perché il professore di economia è da una decina d'anni che si occupa della filiera del biogas in Italia, di un biogas prodotto soprattutto nell'ambito agricolo, quindi con effluenti zootecnici e colture dedicate. E in questi anni di studio ha capito, insieme ai propri collaboratori, che tutto sommato bisogna ricercare all'interno di questo processo di produzione non solamente la cessione dell'energia elettrica in rete come ricavi, ma vedere all'interno se esistono opportunità di valorizzare dei sottoprodotti, appunto nella digestione anaerobica. Abbiamo pensato che fosse interessante anche per chiudere la filiera completamente, cioè ritornare all'azienda agricola, di capire dal punto di vista economico che valori potevano esserci nell'impiego corretto del prodotto di risulta dell'intero processo che appunto è digestato. Qual è il valore economico del digestato? Non è facile rispondere immediatamente con un valore collegato a un parametro. Diciamo che nell'ambito della ricerca abbiamo cercato di capire nel momento in cui l'agricoltore allevatore che ha realizzato l'impianto biogas, con l'opportunità di avere un certo volume di digestato, questo cosa ha comportato dal punto di vista di vantaggio economico nella gestione delle colture tendenzialmente che gli servono poi per alimentare l'impianto biogas, ovvero per alimentare l'allevamento zootecnico. Quindi, la ricerca arriva a definire dei valori puntuali di valorizzazione del digestato dal punto di vista economico, ma direi che in un panel di aziende intorno a 20 che abbiamo tenuto monitorate, che da alcuni anni che utilizzano il digestato all'interno dei propri processi produttivi agricoli, abbiamo notato una riduzione particolarmente significativa dei costi di produzione agricoli, nel senso che l'impiego del digestato appunto ha permesso dei risparmi soprattutto sui fertilizzanti di sintesi. Un valore mi sembra opportuno darlo, diciamo così, in queste ventina di aziende mediamente il risparmio è stato su ogni ettaro coltivato di mais intorno a 280-290 euro per ettaro. Qual è l'aspetto originale di questo libro, al di là della disquisizione sul valore nutrizionale del digestato? Direi che la sintesi del volume è quella di dire: analizziamo tutta la filiera del biogas. Analizzando tutta la filiera, partendo dalla produzione di stalla dell'allevamento zootecnico e quindi i margini operativi all'interno della stalla, tutta la filiera porterà a definire per ogni step adeguamento di direttiva nitrati, realizzazione dell'impianto biogas, trattamento del digestato, impiego del digestato, costi culturali, quali sono i vantaggi nei singoli step o purtroppo le perdite dei singoli step. L'idea era quella di creare una filiera integrata zootecnica in cui dalla produzione di latte o carne si potesse arrivare alla produzione di energia e come un ultimo step molto importante dal punto di vista economico, valutare l'influenza positiva dell'impiego del digestato su tutta la filiera. I risultati che emergono appunto dall'analisi di queste 20 aziende che hanno realizzato un impianto biogas è veramente molto interessante. La valorizzazione energetica dell'effluente zootecnico in primis e la valorizzazione complementare del digestato come ammendante agricolo ha portato a dei risultati interessanti dal punto di vista economico. Grazie e vi diamo appuntamento a Cremona durante la Fiera Internazionale del Bovino da Latte dal 22 al 25 ottobre. Al nostro stand sarà in distribuzione il nuovo libro sul digestato.